Melissa Satta si racconta, dalla, non, gelosia nei confronti di Boateng alla vita normale di una coppia social. Melissa Satta o Lady Boateng, va bene ugualmente, l'ex velina non sta di certo a guardare il capello e, come confessato ai microfoni di Storie Italiane su Rai 1, è contenta sia quando la riconoscono per il suo lavoro in televisione. Sia quando la identificano come la moglie del centrocampista del Sassuolo Kevin Prince Boateng, anche se, probabilmente, è più facile che si verifichi il contrario. Di certo, dopo 7 anni di relazione con l'ex giocatore del Milan, la gelosia non è più un problema per Melissa, che ammette candidamente, non sono gelosa, anzi. Sono molto rispettosa della libertà altrui e non bisogna limitare mai l'altra persona. Buona a sapersi. Maddox, spiattellata spesso e volentieri su social, la Satta ha fatta un'altra confessione importante. Non esiste la vita da sogno, esiste la vita che ti crei con momenti stupendi e momenti di difficoltà. Noi personaggi pubblici tendiamo a raccontare le cose belle, ma proteggiamo il nostro privato. Dall'esterno potrebbe sembrare che sia tutto stupendo e meraviglioso, ma io sono una persona normale. Buono a sapersi anche questo, non lo avremmo mai pensato.